Buon pomeriggio da Vacilio Modena. Club Europa 92 si disputa la 32esima edizione del campionato italiano assoluti di salto ostacoli. Sul campo di gara Gianni Govoni, settimo binomio a prendere il via nella seconda manche della seconda prova. Gianni Govoni nel primo percorso ha totalizzato 8 penalità e 25. 8 agli ostacoli, 0,25 per aver superato il tempo massimo. Dicevamo, seconda prova di questi campionati italiani assoluti, al termine della prima una categoria a tempo. In testa c'è Alessia Marioni su Maradona Vandelle, che ha totalizzato 0 penalità. Al secondo posto Emanuele Castellini con 1,85, terza posizione proprio per Gianni Govoni, che in questo momento sul verticale su fosso commette l'errore. Dicevamo, Gianni Govoni 2,24, Gianluca Gorla quarta posizione con 2,6. Intanto affronta la doppia gabbia Gianni Govoni prima di superare l'ultimo ostacolo, eccolo qui. Quindi termina la prova di Gianni Govoni. Dicevamo, Frana 2,92, Brecciaroli 3,1. 4 penalità per Gianni Govoni e dunque il totale al termine delle due manche di questo, sì, questa seconda prova è 12,25. Prossimo concorrente, Duccio Bartalucci, monta Too Hot to Handle. Il totale delle penalità al termine della prima manche 27,75. Nella prima giornata Bartalucci aveva commesso 7 penalità e 49. Questo campionato italiano assoluto che ha una formula piuttosto complicata, andiamo un po' a denunciarla. In pratica la formula è la stessa del campionato europeo, ci sono due prove più una finale. La prima giornata prevedeva una categoria a tempo, cioè le penalità riportate espresse in secondi sono state sommate al tempo fatto registrare dal binomio. Alla fine della prova i tempi sono stati moltiplicati per un coefficiente di 0,50, al concorrente che ha ottenuto il minor tempo è stato attribuito un punteggio pari a 0. Agli altri sono stati attribuiti tanti punti quanto era la differenza fra il loro tempo e quello del vincitore. In questa seconda giornata si disputa una gara a due manche in cui le penalità riportate sono state aggiunte al punteggio ottenuto da ciascun cavaliere nella prima gara. I migliori 20 cavalieri classificati hanno diritto ad accedere alla prova conclusiva, quella di domani. È costituita da una categoria a due percorsi, quindi con tracciati diversi. Sul campo di gara dunque Duccio Bartalucci, il Gianluca Vialli dell'equitazione, Duccio Bartalucci cavaliere e anche commissario tecnico della nostra nazionale. Un compito sicuramente difficile quello di Duccio, che si deve dividere, si fa per dire, in questi due ruoli, soprattutto alla luce dei campionati mondiali che si disputeranno dal 30 settembre a Roma e in cui la nostra equitazione è chiamata ad una risposta importante. Gli ultimi risultati, tanto per citarne qualcuno, quello ottenuto all'Oxio di Modena proprio pochi giorni fa, non sono stati eccellenti. Dunque l'importante è riscattarsi e cominciare a lavorare anche per il futuro. Duccio Bartalucci, 8 le penalità fino a questo momento, 27,75 le penalità commesse nel primo percorso, sta per terminare il suo percorso e c'è un altro errore, due errori nei primi due elementi della doppia gabbia prima di affrontare l'ultimo ostacolo. Dunque il totale per Duccio Bartalucci 16,50. Naturalmente Duccio Bartalucci non mira alle prime posizioni della classifica generale, ma sta cominciando appunto a lavorare anche in vista del suo impegno in questo momento forse principale, quello di commissario tecnico. Termina la prova Duccio Bartalucci, dicevamo molte penalità, ma andiamo anche a vedere, dice, 17,25, intanto ci ufficializza lo speaker Martuccelli. ...45 le penalità totali. E adesso Natale Chiaudani, 4,97, aveva concluso nella prima giornata al decimo posto, 31 penalità e 25 nella prima manche. Dicevamo, andiamo a vedere il percorso e lo facciamo proprio con Natale Chiaudani.
Chiadani monta al Casar Del, che gli aveva permesso allo zio di Modena di vincere una gara grande nella penultima giornata. Ecco, primo ostacolo, una triplice piuttosto invitante, 1,45 m. Secondo ostacolo, verticale, l'altezza 1,50 m, affronta la terza difficoltà, ostacolo numero 3, un largo di 1,47 m per 1,60 m. Poi la riviera è disobbedienza da parte del cavallo di Natale Chiodani al Casar Del, che aveva fatto la stessa cosa anche nella prima manche, un cavallo che Natale Chiodani non monta da molto tempo, lo ha da qualche mese, gli ha permesso, 3 mesi per la precisione, gli ha permesso sì di vincere delle categorie, ma è un cavallo difficile da montare, un cavallo dal carattere molto duro, molto testardo e che qualche volta, eccolo lì, commette di questi errori. Un cavallo comunque che salta molto, un cavallo ben dotato dal punto di vista fisico, dovrà lavorare non poco Natale Chiodani se vorrà puntare davvero su questo animale. Affronta l'ostacolo numero 6, ci eravamo fermati nella descrizione, un muro di 1,50 m, un altro errore da parte di Natale Chiodani che indubbiamente andrà oltre il tempo massimo, poi largo 1,48 m per 1,70 m, prima di affrontare l'ostacolo numero 8, un verticale di 1,50 m. Ostacolo numero 9, un largo 1,47 m per 1,70 m. Il 10, un verticale su fosso, 1,50 m, lo supera Natale Chiodani. Poi la doppia gabbia, ostacolo numero 11, il primo elemento 1,48 m per 1,60 m, un largo, stesse dimensioni per il secondo elemento, poi il verticale di 1,50 m e infine l'ostacolo numero 12, un altro largo di 1,50 m per 1,80 m. La distanza tra gli ultimi due ostacoli, 30 metri, dunque una distanza un po' particolare. Termina anche la prova di Natale Chiodani, una prova da dimenticare soprattutto per il suo cavallo e per le sue disubbidienze. Adesso è la volta di Davide Gorla, sergente maggiore, monta Lord Van Essen. Era ottavo Gorla al termine della prima prova, al termine della prima giornata, con 3 e 9, 3 gli errori invece nella prima manche di questa seconda giornata, dunque 12 penalità, e adesso Gorla si appresta ad affrontare il secondo percorso. Il sergente giornale Gorla, se la nuova Van Essen, con la sua propria vestia, sorge per presentare il È molto caldo qui a Modena, tasso d'umidità altissimo, c'è il sole ma c'è soprattutto una cappa fastidiosa. Eccolo qui, Davide Gorla, campionato italiano piuttosto selettivo, percorso disegnato da Marcello Mastronardi. Intanto ci ha raggiunto in postazione Gianni Govoni. Dicevamo, Gianni, particolarmente caldo qui a Modena, mentre abbiamo visto l'errore, infatti sei completamente sudato, sì, sei zuppo. Intanto buongiorno, ti ringrazio buongiorno. Per essere venuto. Un primo commento sulla tua prova, direi una buona prova, 12 e 25 il totale delle penalità, diciamo, non eccezionale, ma sì, diciamo un po' il primo giro. Ho fatto tutto il percorso rimettendo un tempo con la cavalla molto tranquilla, e sugli ultimi due salti, che erano la doppia gabbia e l'ultimo salto, credo di aver avuto un po' fretta a finire. Ho lasciato scappare un po' la cavalla troppo. Abbiamo parlato proprio della distanza tra gli ultimi due ostacoli, 30 metri, una distanza non facile. E invece secondo giro ha saltato molto bene. Hai preso le misure. Esatto. Però è una cavalla che non ho da molto tempo, è un po' particolare perché è molto piccola e credo di doverla ancora conoscere al 100%. A proposito di cavalieri che hanno i propri cavalli da non molto tempo, abbiamo visto al Casar Del di Natale Chiodani, gli permette di compiere grandi risultati, ma anche di portarlo a queste scene di fronte al pubblico. Io non ho visto il primo giro perché era subito dopo di me. È molto simile al secondo. Però diciamo anche lui, prego.
È un cavallo che anche lui ha da poco e ha fatto qualche buon risultato, però queste cose non so, diciamo, mi ha un po' sorpreso, ecco, perché non credo, cioè, gli errori vanno bene, ma queste cose qui non sono cose molto piacevoli per un cavallo a questi livelli, credo. Sì, soprattutto per lui bisogna che trovi la fiducia, certo, il sicuro, coraggio. Sicuro. E insomma Natale dovrà lavorare non poco su questo cavallo. Sicuro. Gianni Govoni, mentre Marcello Carraro monta l'Usurieuse de Bejanacker, 22,5 la totale della penalità al termine della prima prova, 16 le penalità invece nella prima manche di questa seconda giornata. Un campo di prova piuttosto importante in vista, un banco di prova piuttosto importante in vista dei mondiali che si svolgono a Roma. Marcello Mastronardi non ha risparmiato cavalli e cavalieri in questi percorsi? No, sicuro non ha risparmiato, però diciamo che alcuni cavalli che credo che siano in previsione dei campionati del mondo qui non ci sono, vedi Friso, vedi Lucilla, vedi Constantin, manca Valerio Sozzi col suo nuovo cavallo che sta andando bene, però diciamo un campionato che c'è tutto, senz'altro. E una conferma, Alessia Marioni con la sua Maradona Vandel. Sta crescendo molto bene, monta molto bene secondo me questa ragazza, in più ha un cavallo con molti mezzi e un buon tecnico a piedi che è Giorgio Nuti. Marcello Carraro dunque, seguiamo il suo percorso e Gianni Govoni vorrei sapere da te anche quali sono le difficoltà guardando Marcello Carraro. Beh, secondo me le difficoltà qui sono il verticale d'entrata dopo la riviera, questa linea qui sotto la tribuna con il fosso dietro a questo verticale numero 10 e questa doppia abbastanza, diciamo, da sforzare sul finale e appunto la linea sull'ultimo salto. Marcello Carraro sta compiendo un buon percorso, dicevamo tempo massimo 86 secondi, 570, errore. Intanto c'è l'errore, 570 metri a lunghezza, facciamo un altro. Questa è una linea... Quella di cui parlavo. Esatto. Come mai ostacoli piuttosto vuoti, colorazioni, tempi? Vuoti in più, diciamo, questa linea c'è l'alternativa, puoi fare 6 tempi e 5 tempi oppure puoi farne 5-4, dipende dal cavallo che hai. Sì, spieghiamo anche al pubblico, magari a chi è meno esperto, che cosa significa, un po' per le colorazioni e gli ostacoli vuoti, un po' anche per i tempi, dai una certo. Spiegazione tecnica facile però, intanto termina la prova di Carraro con 16 penalità. Prego. Diciamo che dal primo verticale all'Oxer, un cavaliere che ha un cavallo grosso con un'azione di galoppo molto lunga, conviene che faccia 5 tempi di galoppo e 4 tempi di galoppo dopo. Per esempio per la mia cavalla che è molto piccola è meglio fare il primo salto e fare 6 tempi invece che 5 tempi, perché altrimenti il cavallo tende ad appiattirsi e di conseguenza è più facile fare l'errore. Un cavallo tende a rispettare più un ostacolo pieno, un ostacolo colorato piuttosto che un ostacolo vuoto? Un ostacolo pieno tende a rispettare di più un cavallo, certo, ha più visione del salto. E quindi lo rispetta maggiormente. Senz'altro. E soprattutto le colorazioni anche. Anche, sì. Intanto, sul campo di gara Jerry Smith, campione italiano nel 1996. Il campione italiano uscente è Emilio Puricelli che montava San Patrignano Babushka. Esatto. Emilio Puricelli quest'anno ha preferito non prendere il via. Gianni Govoni, una motivazione? No, beh, diciamo che io ho parlato con Emilio e so che la cavalla ultimamente ha avuto qualche problema, per questo motivo non l'ha montata. Deca. Purtroppo. No, è Babushka. Ah, Babushka proprio? Sì. Diciamo, non una cosa gravissima, però so che ha avuto un piccolo problema. E quindi ha preferito risparmiare? Sì, sicuro, ha fatto bene. Jerry Smith monta l'Oro Piana Falco Z, il suo secondo cavallo. Sì, Constantin sì. Ha credo avuto qualche problema. Non lo so, ma credo che lo stia risparmiando in visione di un mondiale, perché è un cavallo che ha una carriera abbastanza piena, diciamo, un cavallo che ha saltato molto, ha fatto molte gare importanti, per cui credo che tenda a risparmiarlo il più possibile in visione appunto del mondiale. Jerry Smith nella prima giornata aveva commesso 6 penalità e 45, nella prima manche 8 penalità e qui invece sta andando molto bene. Cerca un po' un riscatto da sicuro Falco Z. Tende a portarsi avanti molto bene, è molto bene, ha saltato molto bene, sì. Vediamo anche il tempo, 4 penalità e dunque il totale delle penalità per Jerry Smith è 12. Da dire Gianni Govoni che l'unico percorso netto delle due manche è quello di Alessia Marioni. Alessia Marioni, sì, per adesso sì.
insomma, però non c'è ancora Castellini e Gorla, che loro erano molto bene in classifica, eh? Sì, esatto. Gorla è quarto in classifica generale a termine della prima giornata con due penalità. Castellini era secondo. E tra l'altro, esatto, e tra l'altro ha commesso solo un errore agli ostacoli, sì, quindi quattro penalità. Il Castellini cavallo, era secondo, 1,85, e ha commesso un errore all'ostacolo, quattro penalità, e 1,05 paga per aver superato il tempo massimo. Dopo Jerry Smith è la volta di Leonardo Palomo Montacorrado. Diciamo che è un cavallo, credo che questo sia un buon cavallo, e credo che sia il cavallo che il cavaliere non abbiano tutta l'esperienza. Polacco, sì, un cavallo polacco. Non se ne vedono molti. No, non se ne vedono molti, però ce ne sono buoni anche là, sicuro. Che cosa hai da dire invece riguardo cavalli italiani? Ci sono due cavalli italiani qui. Cristal della Mezzaluna e Argento C. Cristal della Mezzaluna non lo conosco molto. Argento C lo conosco perché l'ho montato per una stagione, senz'altro un buon cavallo, ma un cavallo molto particolare, credo molto padronale, un cavallo molto difficile, molto irruento. Se la sta prendendo comoda Leonardo Palomo, credo che voglia un po' riscattarsi dal primo giro, che credo che abbia fatto, sì, 20 penalità, sì, esatto. Sta un po' cercando, no? Sì, di rimettere il cavallo, credo un po' tranquillo, un po', sì, bene. Sicuramente. Il campo di gara sembra abbia tenuto, insomma, nonostante qualche piccola buca, però non sì, ha tenuto abbastanza bene. L'errore. Diciamo che credo sia meglio oggi di ieri. Credo che ieri l'avessero bagnato un po' troppo, forse i cavalli tendevano a avvicinarsi un po' troppo ai salti. Però l'erba, oggi bene. L'erba è più bassa rispetto all'oxio che si è svolto. Ma durante l'oxio hanno saltato tanti cavalli, credo che per i cavalli che, con tutti i cavalli che hanno saltato su questo campo, abbia retto abbastanza al campo. Errore all'ultimo ostacolo. Sì, si è un po' lasciato andare alla fine, credo. Sì, un ostacolo molto errorabile. E credo che queste barriere azzurre chiare sotto questo cartellone blu rimangano molto trasparenti al cavallo. Anch'io il primo giro sono andato diretto, ho fatto errore. Invece il secondo giro ho ripreso bene la cavallo, gli ho dato il tempo di vedere bene e ha saltato bene. Ha saltato 16 bene. La penalità di Leonardo Palomo, il totale 36, poi andranno giunti 10 e 47, ma adesso attenzione. Questo è un percorso da stare attenti. Sì, Gianluca Gorla monta Rembrandt, dicevamo quarto al termine della prima giornata, 2 e 6 il totale delle penalità. 4 le penalità nella prima manche. Dunque seguiamo Gianluca Gorla, insidia la prima posizione di Alessia Marioni, che ricordiamo è di 8 penalità. Fino a questo momento il totale delle penalità di Gianluca Gorla è 6,6. Dunque se Gorla facesse un percorso netto andrebbe a piazzarsi nella prima posizione. Salta molto il cavallo. È un ottimo cavallo, credo un cavallo giovane, ma credo che abbia un futuro senz'altro buono. La cadenza è un po' lenta, mi sembra. Ma lui non deve pensare tanto. C'è errore intanto alla Riviera. Una Riviera. Ancora errore. Ancora errore. Ancora. Un altro errore, già 12 penalità, probabilmente si è giocato questo campionato italiano. Io credo che in un campionato così, con un cavallo di poca esperienza, anche forse il cavaliere un po' la tensione del campionato si sia un po' lasciato prendere da questo, credo. Comunque Gianluca Gorla è un cavaliere esperto ormai, anche se giovane comunque. Sì, però diciamo che non a questi livelli, sì, non ha grandissima esperienza. Non lotta spesso per le primissime posizioni. Esatto, con un cavallo giovane, di non molta esperienza, per cui... Comunque un buon cavallo, dicevi. Sicuro, un ottimo cavallo, credo. Affronta la doppia gabbia molto per l'ultimo bene, ostacolo, molto bene, preciso, e quindi un po' troppo via ostacolo, eccolo bene. Qui riesce a concludere positivamente con questo ostacolo, ma la prova di Gianluca Gorla non è eccezionale, dunque 12 penalità, bisogna sommare le 4 penalità della prima manche, il totale è 16 più le 2 e 6, infatti avete visto una smorfia di rammarico di Gianluca Gorla, sicuro. È proprio evidente. E adesso la volta di Emanuele Castellini, un altro da tenere d'occhio, monta in forma, è arrivato qui molto in forma, credo. Classe 50, nel 66 ha contribuito alla vittoria italiana agli Europei Juniores, il salto ostacoli e all'argento dell'anno successivo. Nel 97 ha ottenuto l'argento di squadra, il quinto posto individuale con ai giochi del Mediterraneo, e poi tra gli altri risultati ha siglato il secondo posto di squadra a Budapest e il terzo con l'Italia a Bratislava. Eccolo qui, Emanuele Castellini monta dunque Desire.
questa triplice invitante. È un rischio, fortuna sua che l'ostacolo non è stato abbattuto, ha subito recuperato, vero Gianni? Sì. Soffrono i cavalli questa umidità. Sicuro. Ancora errore alla riviera. Gianni, come mai? Ma io credo che questa volta lui si sia preoccupato ancora di più, perché prima gliel'ha leggermente toccata e questa volta è arrivato pensando un po' troppo, credo, a salvare l'errore sulla riviera. Si è preoccupato troppo, credo. Beh, allora possiamo dire che Alessia Marioni può tirare un sospiro di sollievo, perché sicuro, fino a questo momento la prima posizione non viene messa in discussione, diciamo. No, così. Per il momento no. Comunque è buona, al di là dell'errore alla riviera, fino a questo momento. No, sta saltando bene, sicuro. Salta bene lui e salta bene anche il suo cavallo, di dire. Bene anche sulla verticale, adesso affronta questo largo, prima di affrontare il verticale sul fosso. Bene, bravo Emanuele. Attenzione adesso alla doppia gabbia. Molto preciso. Bellissimo. Sull'ultimo elemento della doppia gabbia. Attenzione adesso all'ostacolo numero 12, il largo, che Emanuele Castellini supera molto bene. C'è dunque un solo errore all'ostacolo per Emanuele Castellini, l'errore alla riviera, non c'è penalità per quanto riguarda il tempo, dunque il totale delle due manche 8 e 50. Bisogna sommare la penalità 85 della prima giornata, il totale fa 10 e 35 sullo spalle. Bene, noi ringraziamo Gianni Govoni per essere stato qui con noi, in bocca al lupo naturalmente nei prossimi giorni, e nel frattempo ci ha raggiunto il Gianluca Vialli, dicevamo, dell'equitazione, il commissario tecnico, cavaliere, un po' di tutto, Duccio Bartolucci. Buongiorno. Ciao Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo seguito qualche percorso insieme a Gianni Govoni. Un campionato italiano molto, molto, molto selettivo, Duccio Bartolucci. Sì, beh, questa è un po' una scelta che è stata fatta in funzione quest'anno dell'appuntamento del campionato del mondo. Il direttore di campo è lo stesso, Marcello Mastronardi, e giustamente stiamo cominciando a fare dei test, delle valutazioni per vedere un po' quella che è la situazione reale. Cioè, ho ritenuto che fosse inutile fare una gara addomesticata per dire siamo bravissimi, fortissimi, è meglio magari preoccuparsi un po' e avere ancora il tempo per fare dei correttivi. Beh, sicuramente a una persona bisogna dire bravissima, bisogna fare i complimenti, ed è Alessia Marioni che ci ha raggiunto anche lei qui in postazione. Alessia, buongiorno, buongiorno. Grazie per essere venuta. Beh, intanto complimenti per quanto ho fatto fino adesso. Grazie. Dicevamo, hai tirato un sospiro di sollievo perché Emanuele Castellini ha commesso l'errore alla riviera e dunque la tua prima posizione non viene messa in discussione. No, infatti. L'unico netto della giornata e una massima in testa alla classifica generale al termine delle due giornate. Un periodo per te fortunatissimo, hai fatto molto bene anche all'Oxio. Sì, ma il cavallo veramente in forma. In forma il cavallo, in forma sì. Tu, insomma mi sembra che voi siate un binomio quasi perfetto in questo momento. Quasi, sì, comunque il cavallo è veramente in forma. Anche il secondo giro non ha avuto nessun problema, benché ci sia caldo e tutto quanto, ma veramente in una forma ottima. Sì, abbiamo parlato del caldo e dell'umidità. Sì, intanto termina la prova di Federica Salvatori. Salvatori, un'altra mazzone e... Diciamo, le Amazzoni stanno facendo bene, eh? Abbastanza, credo, non lo so. 16 le penalità per Federica Salvatori, dicevamo dell'umidità e del caldo. I cavalli stanno soffrendo particolarmente? Beh, sicuramente non è il clima ideale per fare un concorso. Comunque, cioè, tutto dipende anche molto dalla condizione che ha il cavallo, da un po' tutto quanto. Sicuramente soffrono il caldo, sicuramente, però se sono in buona condizione comunque... Sarebbe meglio sicuramente fare un concorso con un po' più di fresco, però queste sono le condizioni. Tu stai dando buone risposte al commissario tecnico, eh? Perché? Per come ti stai comportando sul campo. Ah, sì, sicuramente. Speriamo di continuare così. Duccio Bartolucci, cosa da dire a Alessia Marioni? No, beh, sono contentissimo di quello che sta facendo. In quest'ultimo mese è stata impegnata in appuntamenti importanti, è venuta con la prima squadra a Lucerna, ha fatto benissimo nel Pavarotti, nel Gran Premio. Tanto c'è credo errore. Anche venire al campionato dopo aver fatto Lucerna e Pavarotti saltando bene le gare più alte, credo che per lei sia stato molto importante sotto il profilo anche psicologico, cioè di sentirsi sicura di poter gareggiare al meglio a questo livello.
Omar Bonomelli non punta sicuramente alle prime posizioni della classifica generale, 11,42 il totale delle penalità nella prima giornata, 13 invece le penalità nella prima manche di questa seconda giornata. Le difficoltà, Duccio Bartolucci, c'è ancora errore al muro, ostacolo numero 6, le difficoltà forse è tenere un cavallo sugli stessi livelli proprio fino al campionato del mondo, 30 settembre è ancora molto lontano. Quello sì, bisogna dosare molto bene gli impegni. È difficile perché non bisogna esagerare nel fare troppe gare, ma neanche nel non tenere il cavallo sotto allenamento. Bisogna trovare un compromesso. Bisogna trovare un giusto equilibrio fra le due cose. Omar Bonomelli sta per ultimare la sua prova, affronta l'ostacolo numero 11, la doppia gabbia, due larghi, i primi due elementi, molto alto sull'ostacolo, c'è errore però nel secondo elemento, poi terzo elemento il verticale, poi l'ultimo ostacolo, ostacolo numero 12, il largo, che ha portato i cavalieri a molti errori nella prima manche, invece adesso forse hanno trovato un po' le misure, no? L'aver fatto già una volta il percorso ti avvantaggia, perlomeno ti rendi conto di dove sono veramente le difficoltà, anche se poi secondo giro spesso, come in questo caso, via per il caldo e perché comunque uno sforzo fisico non indifferente, in alcuni cavalli può determinare una situazione di calo di rendimento. Abbiamo visto, grazie alla nostra grafica e alle immagini che ci propone il regista Roberto Gambuti, il totale delle penalità nella seconda manche per Omar Bonomelli, 12 penalità, dunque 25 il totale delle penalità nelle due manche. Adesso è la volta di Ionella Ligresti, 11,09 le penalità nella prima giornata, 16 le penalità nella prima manche, e adesso vediamo che cosa farà Ionella Ligresti. Monta Ubeda Quarto. Ostacolo numero uno, dicevamo, un ostacolo molto invitante, tranquillo, d'avvio. Sì, è un inizio di percorso abbastanza per mettere i cavalli un po' sulle gambe, però già la linea 2-3 costituisce già un po' una difficoltà, il numero 2 ha dei colori opachi, un ponticello sotto, e questa è la linea veramente difficile, la riviera inizio percorso scalda un po' i cavalli e le tavolette in ingresso sono veramente punitive. Perché? Spiega anche a chi conosce bene. Sono appoggiate su dei ferri completamente piatti, la tavoletta è di 6 cm di legno, veramente leggera, e niente, la sfiori e cade, quindi. Sentiamo anche da Alessia Marioni le difficoltà di questa linea. Sicuramente la tavolina è una difficoltà, anche perché venendo dalla riviera bisogna attaccarla un po', i cavalli si scaldano un pochino e logicamente tendono un po' ad entrare dentro il salto, quindi a fare errore. E con un ostacolo così delicato è più facile che faccia un errore, dopo una riviera è ancora più facile. Poi le difficoltà, la doppia gabbia sicuramente è una difficoltà perché è abbastanza impegnativa, nel senso che ci vuole abbastanza forza per riuscire a superarla. E un'altra difficoltà è sicuramente l'ultimo ostacolo, perché è una distanza un po' particolare, sono 30 metri. È una distanza un po' particolare, bisogna chiudere subito scendendo dalla gabbia, perciò una volta fatto una volta si fa la seconda però. Eh sì, lo abbiamo visto. Infatti. Percorso netto. Ho fatto errore primo, ho cercato di rimediare, almeno al secondo giro. Ionella Ligresti, brava davvero, complimenti anche a Ubeda Quarto. Le penalità per l'Amazzone italiana. Aspettiamo l'ufficializzazione da parte dello speaker Umberto Martuscelli, 9,25, ma è il totale, dunque due sole penalità agli ostacoli più 1,25 per aver superato il tempo massimo, ricordiamo 86 secondi. Intanto belle immagini di questo impianto che ospita appunto lo XIO di Modena, quest'anno unico XIO italiano, visto che lo XIO di Roma, Piazza di Siena, non si è disputato per permettere la preparazione proprio dei campionati italiani che si svolgono nella capitale. Dopo Ionella Ligresti è la volta di Francesco Franco, anche per lui posizione di rincalzo, 17,73 al termine, 17,73 le penalità al termine della prima giornata, 27,50 addirittura le penalità al termine della prima manche. Si attende l'entrata in campo di Francesco Franco, che monta Cristal della Mezzaluna. Intanto le immagini che ci offre il regista Roberto Gambuti ci danno un po' l'idea
della situazione. Ecco, vedete in lontananza Marcello Mastronardi, un vecchio marpione, un vecchio saggio, diciamo, dell'equitazione, sa davvero dosare al massimo e al meglio un po' tutte le difficoltà, conosce ogni piccolo trucco. Beh, ma io credo sia ancora uno dei direttori di campo migliori che ci sono in Europa, perlomeno tutte le volte che andiamo all'estero e parliamo e con direttori di campo e con cavalieri internazionali, hanno una grandissima stima e considerazione dei percorsi di Mastronardi. E quando li vai a vedere non ti spaventi mai, no? Perché non hai mai un impatto e dici ok, è impossibile, però le difficoltà sono tante e sono distribuite un po' su tutto il percorso. Due modi diversi di intendere il salto ostacoli, quello di Marcello Mastronardi e quello di Giuliano Vezzali. Sì, sono tutti e due molto bravi. Lo stile e la tecnica nell'allestire i percorsi sono diversi, però credo che è importante soprattutto per l'Italia avere due direttori di campo di questo livello e soprattutto che non siano uno la fotocopia dell'altro. Esatto, più pratico se vogliamo Marcello Mastronardi, più visivamente bello il percorso di Giuliano Vezzali. Sì, Mastronardi io credo che abbia una concezione molto classica del tracciato e Giuliano è forse più innovativo. Andiamo a seguire le ultime fasi del percorso. Questo è un cavallo italiano che ha il debutto su gare di questo livello, non ha molta esperienza. Francesco Franco è un cavaliere di Foggia, sì, però ormai è a Roma, residente a Roma. Quest'anno gli sono venuti un po' a mancare, l'ha venuto a mancare un po' l'apporto del suo cavallo migliore Diamond Field. E recentemente non aveva avuto dei buoni risultati con questo cavallo. E sì, però Diamond Field ha ottenuto una seconda posizione al Gran Premio di Palermo e quindi sta cercando di crescere quest'altro cavallo. Ma però c'è, è ancora un po' immaturo su queste gare. Che cosa deve fare un cavaliere per far crescere i propri cavalli? Cioè portarlo subito alle gare grandi oppure farlo crescere piano piano? Ci vuole una progressione, soprattutto anche quando fai una gara importante, la fai bene, poi devi riuscire a tenere la tua testa, la testa del cavaliere, fredda e non esagerare, cioè magari tornare un passo indietro, fare ancora qualche gara più facile. 40 e 50 il totale delle penalità per Francesco Franco, bisogna aggiungere poi le 17 penalità e 73 della prima giornata e dunque il totale 61 e 23. E questo anche è un cavallo italiano. Monta Argento. Esatto, uno dei due cavalli italiani presenti. Credo sì, beh, Crystal. Esatto, Crystal e Argento, sì. Un buon cavallo, no? Sì, ma è un cavallo che generalmente con Moreno Guidetti partecipa al circuito delle gare ENCI, per cui non ha girato tantissimo nel circuito classico delle gare nazionali di alto livello, nei VEG, e credo in assoluto che questa sia per questo binomio la gara più impegnativa che affrontano nella loro carriera. Qui non ha affrontato bene questa gara. È un po' quello che diceva, sì, Alessia prima, la difficoltà, la riviera è abbastanza lunga, devi prendere un po' di slancio, un po' di rincorsa e poi è difficile. Sì, ecco, aveva preso forse uno slancio, sì, eccessivo, no? Forse qualche timore. Beh, perché se non ti slanci un po' è facile incorrere nell'errore. Peccato, perché Moreno Guidetti aveva concluso la prima giornata al settimo posto, aveva un totale di 3.32, dunque una buona prova, anche l'entrata di questo verticale. Ecco, però la difficoltà per esempio di un campionato come quello italiano, che comunque ripropone la formula anche dei mondiali, il primo giorno degli europei e dei mondiali, perlomeno nelle prime tre giornate, e la difficoltà di fare una categoria a tempo tabella C in entrata e il giorno dopo dover affrontare un percorso tipo Coppa delle Nazioni. Sì, bisogna anche saper dosare le forze dei propri cavalli. Spesso ci sono anche dei cavalli che magari sono adatti a saltare un percorso tipo questo, ma in una programmazione di gara diversa, cioè facendo due giornate di concorso in preparazione e poi il terzo giorno, l'ultimo giorno affrontano un percorso impegnativo.
4 errori agli ostacoli per Moreno Guidetti e Argento C, dunque il totale delle due manche 36 e 50, più le 3.32, dunque 39 e 82. Adesso è la volta di Uberto Lupinetti, molta druma con Crusader, vedete 20 e 01 il totale delle due giornate, 8 e 01 nella prima giornata, 12 per i 3 errori agli ostacoli nella prima manche della seconda giornata, il totale è proprio 20 e 01. Uberto Lupinetti è il penultimo cavaliere a prendere via in questa seconda prova del campionato italiano assoluto, che si disputa, lo ripetiamo ancora, a Bacilio Modena, Club Europa 92 di Luciano Pavarotti. E questo è un ottimo binomio, peccato che faccia poche gare, però per esempio quest'anno all'Internazionale di Modena al Parco Novi Sad ha fatto una stupenda gara nel Gran Premio, è arrivato secondo. È un binomio che ha delle potenzialità notevoli. Aia, male, si era visto subito anche... Anche lui ha avuto il problema, ha preso un po' più di rincorsa sulla Riviera e poi dopo è stato difficile recuperare il cavallo. Cerca di recuperarlo adesso, di dargli tranquillità. Si stacca un po'. Ma la difficoltà è quella proprio della Riviera all'inizio. I cavalli si scaldano, i salti poi continuano a restare impegnativi, per cui anche a livello mentale il cavallo è sottoposto a un impegno notevole. È difficile riuscire a dare poter rilassare il cavallo durante un percorso del genere. Jerry Smith ha montato Falco Z, invece di Constantin. Sì. Constantin ha avuto qualche problema fisico, ma adesso sta recuperando. Constantin è previsto un altro errore. In gara la settimana prossima all'Internazionale in Olanda di Gesteren e poi preparazione al successivo Xio di Ixted. Comunque Jerry Smith è una sicurezza. Beh, è un cavaliere che da anni è nel giro della prima squadra, anche se giovane di età, ha già un'esperienza di mondiali, olimpiadi, europei. Quindi è un cavaliere che dà garanzie per la composizione di una squadra. 4 errori agli ostacoli per Roberto Lupinetti, dunque 16 il totale delle penalità, sommate alle 12 fa 28 in questa seconda giornata. Ultimo cavaliere a prendere il via in questa seconda manche, Francesco Bussu, monta Susitu, un'ultima battuta con Alessia Marioni, un'ultima possibilità per farti i complimenti, dunque per l'ultima prova... Quella di domenica? Di domenica? Non lo so, devo rimanere tranquilla, è solo quello il problema. Basta rimanere freddi. Sì, penso di sì. No, dormire dormo sicuramente, solo è l'importante rimanere tranquilli e concentrati. E l'importante è che dorma anche il tuo cavallo. Sì, infatti. Devo un attimo riprendersi da oggi, poi penso che per domenica lui non dovrebbe avere grossi problemi. Tutto il più ce li ho io. Perfetto. Allora in bocca al lupo, Alessio. Va bene, grazie mille. Ciao. Arrivederci. Arrivederci e grazie. Duccio Bartolucci. Allora seguiamo quest'ultimo binomio sul campo di gara, Francesco Bussu e Susitu, 7 e 6 le penalità nella prima giornata, 8 il totale delle penalità invece nel primo giro di questa gara a due manche, questa prova a due manche. C'è errore intanto, gli stessi due errori, ma stessa situazione della manche precedente. Francesco Bussu, un nome, una garanzia, sardo. E questo binomio due settimane fa, durante l'Oxio di Modena, l'Oxio Pavarotti, come regolarità di prestazioni nelle tre gare alte del concorso, era stato quello che aveva fatto meglio, aveva effettuato tre gare veramente ottime. Sembra un po' stanco. Ma anche questa è una cavalla con molta qualità, molto sangue. È un piccolo disastro anche. È un po' scaldata e probabilmente è calata anche un po' a livello di condizione, di riflessi. E termina dunque anche la prova di Francesco Bussu, 20 le penalità nella seconda manche, dunque 28 il totale della prova di Francesco Bussu, 28 più le 7 e 6, dunque 35 e 6. Dunque in classifica generale, l'abbiamo sentita fino a pochissimi istanti fa,
Alessia Marioni in testa con Maradona Van de Elle. Il totale delle penalità 8, e direi che è un buon margine anche vista dell'ultima giornata. Beh, finora ha fatto veramente delle gare ottime. Credo comunque, ecco, sia un campionato ancora aperto, ci sono alcuni binomi che possono insidiare la vittoria. Credo che la gara di domenica sarà veramente interessante. Bene, allora noi ringraziamo Duccio Bartalucci per essere stato qui in postazione. Ringraziamo il nostro regista Roberto Gambuti, da Alessandro Fabretti a tutti il più cordiale buon pomeriggio, e ci vediamo domani per la cronaca della giornata che assegnerà il titolo italiano. Bene, torniamo in diretta nello